Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate tanto mi piace, se vi è piaciuto il video condividetelo e soprattutto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati. Poi se le video non dovessero arrivare, in descrizione troverete tutto burdello, ovvero Twitter, Instagram, il mio secondo canale YouTube e il link del canale Viola. Oltre a tutto questo c'è il sito Pecalcio, codice PEP per ottenere il 15% di sconto, ordini superiori a 70 euro. La spedizione è completamente gratuita, ma dal 6 agosto al 25 c'è una nuova promozione che troverete tutto in maniera specifica in descrizione. Poi se volete informazioni più approfondite c'è il loro link Telegram, tutto in descrizione. Comunque stanno a 2 minuti e 29, minchia, ha dato 3 minuti a recupero, ma che sangue. Vabbè, comunque, non sono ironico stasera, in primis non ho voglia, in secundis alcuni non capiscono o non vogliono capire l'ironia, perché voglio, mo, ridendo e scherzando, di questi amichevoli, che cazzo ce ne fotte? No, sinceramente, io comunque, inerente a stasera, trovo realmente vergognoso e vomitevole i commenti che stanno scrivendo su YouTube, perché appunto la partita l'ho vista su YouTube, quindi ringrazio il santuomo che ha trovato qualche cosa come farlo. Comunque grazie, i commenti sono di una pochezza di prima categoria, ovvero stavamo sotto di una zera, ma che schifo, ma là, amma signà, non so può perdere questa banda di musica. E poi all'improvviso De Laurentiis caccia i soldi, e qua mi accodo pure io. E allora, io lo ribadisco, questi amichevoli non valgono un cazzo. Ok, quindi questi amichevoli voglio servono sia per testare i giovani, per vedere chi merita di più o chi merita meno, servono per imparare i nuovi schemi, servono per indirizzare i giocatori nel provare a mettere in campo, nell'interpretare in campo le idee dell'allenatore. Quindi gli amichevoli, alla fine del risultato, parlo del risultato, non deve fregare niente, ma anche in parte dal punto di vista della prestazione, soprattutto stasera, perché poi stasera il Napoli ha giocato senza un attaccante, ha giocato con Machash punta. Poi mettiamoci pure che Zielinski non era manco in forma, si vedeva, deve ricarburare, quello è l'ultimo arrivato, oddio, Insigne di Orenzo e Meret, sì. No, pensavo di aver, va bene, sono tornati ieri, Zielinski è stato il penultimo ad arrivare, quindi deve un po' ricarburare. Ospina si vede che tra i pali è una mezza sicurezza, oddio, togliamo mezza, ma dal punto di vista della qualità, nell'impostazione trasmette una tranquillità in campo ma anche sugli spalti, quindi non ti fa venire la cagarella sotto. Poi vabbè, il gol dopo 6 minuti è arrivato per un'ingenuità, per una lentezza di impostazione di Ramani che non si aspettava questo pressing, e là è nato il gol. Ma alla fine, ripeto, qua entra in gioco anche le motivazioni, cioè, ok, abbiamo vinciuto, ma mo, cioè, come ho detto prima, i commenti, no, sotto, quando il Napoli era sotto, vedevo dei commenti deplorevoli, dei commenti vergognosi, proprio per attaccare. Mo che abbiamo vinciuto, mamma mia, si campione, mamma mia, ci aziona, ma io, calma. Ma comunque, che c'è da dire della partita? Non c'è da dire niente. Poi se dobbiamo commentare nel complesso di tutte le amichevoli e soprattutto questa, mi viene da dire poche cose, ovvero io confermerei Zetatka, confermerei Zanoli, perché ho appena sentito il telecronista che, poi piccola parentesi, quando ha segnato Politano e poi quando ha segnato Machascia, ha detto sì, gol, mamma mia, gioia di vivere incredibile, cioè si sentiva proprio che lui non voleva rimanere là, voleva stare bello in vacanza sotto all'ombrellone, bellissimo. Comunque stima telecronista,
che trasmette tantissime emozioni. No, ma comunque ripeto, da questi amichevoli non mi è dispiaciuto Zetatka, che come vice insigne potrebbe starci. Non mi è dispiaciuto Zanoli, che come ha detto il telecronista, Zanoli, ok, che ha giocato in Serie D, in una squadra che non mi ricordo neanche il nome. Però ha giocato tutte le partite, tutte 34, 35, insomma, ha giocato tutte le partite da titolare. Questo significa che l'allenatore di quella squadra si fidava di lui. L'allenatore di quella squadra vedeva in Zanoli un ottimo elemento. Poi è vero che da Serie D a Serie A è un balzo troppo frettoloso, mi viene da dire. Quindi ci starebbe anche un prestito in Serie B o magari subito in Serie A, tanto per farlo subito ambientare, perché io trovo inconcepibile che i giovani devono fare minimo 3 anni in Serie B, sempre in prestito. Io personalmente lo trovo inconcepibile, soprattutto per un ragazzo di 20 anni che in queste partite ha giocato bene col Napoli, mo, lasciando stare l'avversario, lasciando stare l'avversario, però ha giocato bene. Ma tutti quelli che pensano di andare via, tutti quelli che si sa che andranno via, oppure quelli là che non sanno ancora il loro destino, cioè hanno giocato bene tutti, non, cioè nella mia pazzia mi è da dire, io non cederei nessuno e rimarrei così, però so il limite del Napoli, so che anche stasera abbiamo visto la pochezza sulla fascia sinistra, abbiamo visto la poca copertura del centrocampo, perché Napoli stasera ha giocato un 4-3-3 con solo Botka a provare a mettere qualche pezza, ma tra Zielinski che fisicamente non rendeva, con Elmas che era sempre offensivo, serviva un centrocampista, un rubapallone, un Allan, un Gargano, questi giocatori qua che corrono dietro agli avversari per recuperare il pallone. Poi se dobbiamo pensare in ottica di 4-2-3-1, serve anche lì un centrocampista, ma con caratteristiche diverse, ovvero un centrocampista più fisico e con buona qualità nei piedi. Io sono innamorato di Koopmeiners, è inutile dirlo. Altri giocatori, no, vabbè, Gaetano, io ho sempre detto Gaetano, io lo farei rimanere, però anche stasera ho visto che deve migliorare ancora un po', deve migliorare nei passaggi, deve migliorare nella mentalità, nel dosare il passaggio, deve ancora migliorare tanto Gaetano. E poi basta, Ramani, io ripeto, gli amichevoli non valgono un cazzo, hanno crocifisso Ramani per quell'errore, voglio. Comunque, finalmente oserei dire che gli amichevoli sono terminati, adesso non ci tocca che aspettare e sperare nel calciomercato, bisogna sperare, però in Napoli comprerà, se venderà, e poi ovviamente le maglie del Napoli, che siamo ancora in attesa, in estenuante attesa di vederle. Ragazzi, voglio sapere da voi, sotto ovviamente al commento, quale giocatore vi ha più impressionato e quale giocatore fareste rimanere come vice, ovviamente, perché come titolare lasciamo sta, ok? Quindi tanti commenti per sapere un vostro pensiero, così magari ne discutiamo in maniera ovviamente pacifica. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre e speriamo al calciomercato. Quindi, da Laurentiis e Giuntoli, datevi da fare. Ciao, io!